È tornato l'appuntamento dal 3 al 9 ottobre 2022 della Settimana Nazionale della Dislessia organizzata dall'Associazione Italiana Dislessia. L'iniziativa ha visto un articolato programma di eventi di formazione, informazione e sensibilizzazione sia a livello locale che nazionale attraverso le 60 sezioni provinciali AID in collaborazione con enti pubblici del terzo settore e istituti scolastici. Il titolo scelto per un mondo senza etichette, inclusione e innovazione è il focus della manifestazione e riguarderà la necessità di trovare nuove strade e strategie che abbraccino le diverse esigenze di apprendimento di ciascuno secondo i principi dello Universal Design for Learning. Ne abbiamo parlato con la presidente AID sezione Siracusa, Tommasa Maimone. La Settimana Nazionale della Dislessia è un momento particolare, cominciamo da questo che AID ha creato per tutta l'Italia da 7 anni. Perché? Proprio perché è molto importante incontrare le scuole. Le scuole sono il primo momento in cui i ragazzi uscendo da casa devono affrontare la loro dislessia, il primo momento in cui si accorgono di essere, fra virgolette, etichettati dagli altri. Perché la loro problematica nasce nel momento in cui loro sono a contatto con la lettoscrittura. Per il resto della loro vita sono normalissimi, ma durante la giornata, quando devono confrontarsi con una misurazione che è la lettoscrittura, questo gli fa capire loro che sono proprio dei diversi. Diversi perché? Perché l'opinione pubblica non è abituata a questa neurodiversità, questo modo diverso di imparare, perché se noi diamo gli strumenti adatti per insegnargli il sapere, loro potranno volare perché sono dei normodotati con un quoziente intellettivo a volte più alto. Se pensiamo alle persone più famose tipo Einstein, un dislessico per eccellenza, ricordiamo che Einstein fu mandato a casa, le maestre hanno detto non impara nemmeno a leggere, è meglio che lo tenga a casa suo figlio, signora. E quindi perché ci rivolgiamo alle scuole? Perché la sensibilizzazione delle scuole per noi è molto importante. È proprio attraverso la scuola che il bambino si forma e il bambino, poi il ragazzo, poi il giovane comincia ad avere la propria concretezza di sé, riesce a capire che cos'è e che cosa vuole fare. E se sbagliamo nella scuola e se non gli diamo i giusti valori dell'autostima, dell'autoefficacia, eccetera, proprio nella scuola, noi non facciamo altro che creare una persona un attimino diversa, come vogliono fare gli altri credere a un dislessico. In seno al liceo Leonardo da Vinci di Floridia si è voluto organizzare una giornata intera per far conoscere la problematica, ma anche le strategie e le metodologie di intervento a docenti e a studenti. Le scuole collaborano con il territorio per svolgere una proficua sinergia. La scuola si apre al territorio. Perché si apre al territorio? Beh, perché, come dice Papa Francesco, per educare un bambino ci vuole un villaggio. E il villaggio è il contesto. Quindi sono tutti chiamati in causa, l'ente pubblico, che è il comune o la provincia, le associazioni, in particolare quelle del terzo settore, la scuola. E l'azione di questi enti, di queste agenzie del territorio deve essere sinergica. E oggi ne è una dimostrazione. Gli studenti con i disturbi specifici dell'apprendimento oppure con bisogni educativi speciali sono tutelati dalla legge ed è giusto che il loro percorso sia un percorso personalizzato, individualizzato, un percorso didattico che non deve essere selettivo. Forte e apprezzata la testimonianza diretta dell'ex studente dislessico Giacomo Cutrera. Sono qua per raccontare una testimonianza, quindi non sono un esperto, sono qui semplicemente per portare la mia storia, che è una storia come tante. Io sono stato uno studente che ha avuto grossissime difficoltà appunto per via della mia velocità di lettura, che è molto più bassa rispetto alla media. Io ho una velocità che è circa la metà rispetto a quella di un normo lettore, e questa cosa mi provocava diversi problemi a livello scolastico, perché quando tu hai un test e questo test ha un tempo limitato, il fatto di non riuscire, di avere tanto tempo che viene, diciamo, sprecato per la parte della lettura, toglie poi il tempo al completamento dell'esercizio. Quindi mi capitava spesso di prendere magari dei voti molto bassi
proprio perché non si riusciva a terminare il compito. Poi ho avuto la diagnosi a 14 anni e quando l'ho avuta finalmente ho trovato alcuni professori che si sono interrogati sull'argomento, hanno provato a darmi del tempo in più per terminare il compito, hanno provato a cercare delle strategie alternative e per me sono stati utilissimi perché mi hanno dato la possibilità di dimostrare quello che veramente sapevo. Quando sono riuscito finalmente a dimostrare che l'argomento lo conoscevo, che ero in grado di fare bene il compito, non sono più tornato indietro, perché a quel punto lì ho continuato a battermi per fare in modo che con ogni singolo docente io potessi avere questa possibilità. Da lì in poi è stata fatta la legge 170, che è la legge del 2010 per la dislessia, per garantire questi strumenti a tutti gli studenti dislessici, e le battaglie poi sono state portate avanti dall'Associazione Italiana Dislessia, di cui faccio parte, per garantire questi strumenti a scuola, per garantirli all'università, e adesso siamo arrivati anche a garantirli nei concorsi pubblici, nel mondo del lavoro. Perché è importante, quindi, durante tutta la vita. Agli studenti, oltre che ai docenti. È importante, stamattina abbiamo fatto un incontro con gli studenti che è stato, spero, molto apprezzato. È importante perché la classe è composta da tutti gli studenti, non solo dagli studenti dislessici. E il messaggio che abbiamo cercato di passare stamattina è che avere un compagno che ha un differente modo di apprendere è un vantaggio, perché vuol dire vedere le cose da una prospettiva diversa. È come avere una squadra di calcio con tante persone con capacità differenti, dove uno magari è più portato a fare il portiere e uno è più portato a fare l'attaccante.